Un brutto Albino F viene sconfitto in casa dalla Propatria per 1-0, ancora una prova negativa casalinga per la formazione seriana, che nel corso dei 95 minuti, il tempo effettivo che si è giocato, poche volte si è affacciata verso la porta dell'estremo difensore della Propatria e quasi mai ha tirato in porta. E poi, dulcis in fondo, per girare il coltello nella piaga, proprio un giocatore seriano doc a firmare la vittoria della squadra ospite, è proprio Castelli che al 20° della ripresa firma il gol che dà la vittoria alla Propatria. Era uno scontro chiamato salvezza, l'ha vinto la formazione ospite. Per quanto riguarda i risultati, vediamo che è stata bloccata la capolista Pordenone fuori casa dalla sempre sorpresa Pro Sesto allenata da Androletti. 2-2 il finale. Vincono alcune squadre che erano sul fondo della classifica, soprattutto la Virtus Verona che va a vincere contro la Pergolettese. Pareggio davanti a 30.000 persone fra Juventus e Mantova. La classifica propone il Pordenone in cima con i suoi 30 punti, viene accorciata la vetta con le Renate, Feralpi, Sarò e Lecco quota 27 e la Pro Sesto 25. Purtroppo la formazione dell'Albino F con i suoi 17 punti è leggermente fuori dalla zona play-out che viene aperta con il Mantova a quota 16. Dunque attenzione alle prossime partite, già a partire da mercoledì fuori casa contro il Mantova stesso. Sapevamo la partita che andavamo incontro, abbiamo visto la Propatria, una squadra così molto chiusa, si difende 5 più 3 centrocampisti, lasciano una punta e l'altra punta che va a lavorare sul nostro mediano. Sapevamo che era difficile, come già detto, non abbiamo tirato in porta noi, ne hanno fatti uno loro, hanno vinto. Quindi era questa la partita, era questa quello che ci potevamo aspettare, sapevamo che era difficile costruire occasioni di gol e l'abbiamo fatto costruendo veramente poco, non abbiamo concesso molto neanche loro perché era solo l'azione del gol, però quello che oggi è mancato è stata quella cattiveria agonistica, soprattutto nel secondo tempo, il primo era forse un po' più equilibrato, però loro ci hanno messo qualcosa in più di noi, arrivavamo sempre prima sulle seconde palle, sulle respinte, arrivavano sempre loro, i contrasti, oggi forse una, insieme a Zignano, delle più brutte partite.